Ancora due appuntamenti per decretare il campione 2018 del trofeo Abarth Serenia. Monza il 7 e Mugello il 28 ottobre saranno decisive per il monomarca dello Scorpione tra le serie più longeve nel panorama motoristico tricolore. Due appuntamenti dove Cosimo Barberini e Iuso Paiuranta si giocheranno tutte le proprie carte per prendersi la vittoria finale. Proprio l'italiano e il finlandese sono stati i protagonisti della doppia sfida sul tracciato romano di Vallelunga, con il toscano vittorioso in gara 1 e lo scandinavo che ha prontamente risposto in gara 2, recuperando terreno prezioso in classifica generale, dove Barberini adesso comanda con soli 15 punti di vantaggio. Nella prima delle due manche, sul Piero Taruffi, Barberini, scattato dalla pole position, vorrebbe subito prendere largo, ma alle sue spalle Paiuranta non vuole lasciare scappare il toscano, che infatti deve subire il sorpasso del finlandese che si porta al comando. Ma la leadership di Paiuranta dura appena un giro, con Barberini lesto a riprendersi la testa e non lasciarla più sino alla bandiera scacchi, ma con il suo diretto avversario pronto ad approfittare del minimo errore e con tempi sul giro addirittura inferiori a quelli della pole position. Alla fine Barberini ad aggiudicarsi la vittoria, con Paiuranta secondo e il giovane Andrea Mabellini terzo in solitaria, a 7 secondi dal duo di testa e con quasi 20 secondi sullo svedese Appelquist, in difficoltà nelle qualifiche ma autore di una buona rimonta. È stata una qualifica, non tanto una gara, perché siamo stati sul 50, cioè il tempo della qualifica per praticamente tutti i giri tranne l'ultimo e il primo. Tiratissima fino in fondo, sono stati bravi sia Iusso che Andrea, nessuno ha commesso errori, quindi gran gara. Sì, lì ho fatto un piccolo allungo e poi al primo giro mi ha preso Iusso sul cerchio posteriore, però vabbè, sono contatti che qualche volta ci possono stare, qualche errore di valutazione ci sta da parte del pilota, basta che sia così e chiusa qua. Il via di gara 2 con l'inversione della griglia vede Fiammingo e Cid scattare dalla prima fila, con l'italiano pronto allo spegnimento dei semafori a mantenere la testa, con Appelquist bravo a recuperare posizioni in partenza e a portarsi a ridosso. Nel corso del terzo giro è lo spagnolo Rafael Cid, giornalista spagnolo ospite di Abarth, a spaventare tutti con un incidente tanto spettacolare quanto fortunatamente senza conseguenze per il pilota. Il ribaltamento della sua 695 assetto corsa evoluzione costringe la direzione gara a mandare in pista la safety car e Cosimo Barberini, accortosi in ritardo delle bandiere gialle, incappa in un errore compiendo un sorpasso che viene penalizzato con il drive-thru. Il pilota toscano perde così diverse posizioni e ad approfittarne Iuso Paiuranta, che grazie ad una serie di sorpassi si porta in testa e va a vincere con 3 secondi di vantaggio su Mabellini, a sua volta davanti ad Appelquist di circa 3 secondi. Ai piedi del podio Monetti e il poleman Fiammingo, che precedono il doppio vincitore della classifica gentleman, Gioga. Barberini alla fine è solo settimo. Tra le Abarth 500 assetto corse è doppietta per il giovanissimo Stefano Lazzeroni, per due volte davanti alla lady del campionato Aurora Coria, sempre più a suo agio sulla vettura dello Scorpione. Monza e il Mugello aspettano il gran finale di stagione e sarà sicuramente un finale infuocato.